Allora, oggi andiamo a vedere un nuovo movimento che in realtà non ho messo nel video scorso del dribble tutorial perché ancora non lo utilizzavo e quindi sarà molto corto. Queste sono le animazioni che sto utilizzando, quindi comunque un piccolo aggiornamento sulle animazioni, anche se in realtà sono quasi tutte le stesse. E questo movimento è molto forte e sinceramente lo sto utilizzando parecchio, non è facilissimo. Dovete soltanto capire un attimo la meccanica, poi alla fine del video metto anche, insomma, in slow motion, così si vede bene. Queste sono le animazioni. In pratica è un piccolo spam di evasione. Qua vedete che in realtà il movimento preciso sarebbe analogico a destro, sotto a destra e sotto a sinistra ogni volta, in base al lato dove non abbiamo la palla. E l'analogico sinistro dovrebbe essere in basso a sinistra e in basso a destra. Al contrario, diciamo. Però incrociato, quindi se andiamo sotto a destra con l'analogico destro, sarà sotto a sinistra con il sinistro. Qua vedete benissimo che in realtà non vado sotto a sinistra e sotto a destra con l'analogico sinistro, ma vado semplicemente a destra e a sinistra e funziona lo stesso. L'ho fatto apposta per farvi capire che comunque non è un movimento dove serve il massimo della precisione, come lo spin back magari, e comunque si può triggerare anche, diciamo, andando un pelino più su rispetto al solito. Quando e come utilizzarlo, diciamo che dipende da voi. Potete sia usarlo insieme ad altre combo, in caso, vabbè, vi lascio il video, quello vecchio del dribble tutorial, dove ci sono tutti gli altri movimenti che utilizzo, oppure semplicemente con lo speed boost in uscita, sul lato, diciamo, dove abbiamo la palla. Per questo speed boost dovete stare molto attenti, perché adesso vi faccio vedere che se partite troppo presto, dopo, insomma, che fate il movimento, non prenderà lo speed boost e il personaggio andrà veramente lento, come in questo caso. Questo succede molto spesso, soprattutto all'inizio, quando non avete bene il timing. Qua vi faccio vedere un po' di situazioni, anche per vedere un attimo effettivamente il tempismo che dovete avere. Dovete essere molto attenti. Poi, come ho detto prima, alla fine ve lo metto un attimo in slow motion, giusto per farvi capire meglio proprio il movimento da fare col pad. Per avere lo speed boost, quello giusto, quello perfetto, bisogna aspettare un attimino che si ferma l'animazione, come in questo caso qua. Questo è lo speed boost giusto. Ovviamente non è perfetto, non è ancora il massimo della velocità, diciamo, che possiamo ottenere, però comunque sì, è già una partenza. Questo ad esempio è già molto meglio, ma alla fine è soltanto una questione di pratica e insomma di prenderci un attimo il timing. Poi, come ho detto prima, ovviamente potete andare, diciamo, a concatenare tutte le combo dell'altro video. L'importante, come appunto dico in quel video, è sempre variare. Non fate sempre, diciamo, lo stesso movimento, perché poi alla fine il difensore non è sempre stupido, perché molte volte lo è, però comunque sia, ripeto, variare i movimenti, variare, diciamo, il lato in cui si attacca, variare soprattutto iniziazione, è molto importante. Qua, come ho detto prima, vi lascio il movimento in slow motion, così, insomma, ve lo mettete e guardate bene come funziona.